abbiamo deciso di prendere tre direzioni, ovvero quando andiamo a fare impianti ex novo, quindi quando scelgo di installare impianto fotovoltaico e direttamente anche sistema di accumulo, abbiamo scelto di proporre ai clienti sempre sistemi ibridi, quindi installare un unico inverter con il pacco batteria che è l'unico inverter mi gestisce i carichi in maniera omogenea. Nel caso in cui invece pensiamo di andare a lavorare in retrofit su impianti già installati, abbiamo le due soluzioni. La soluzione per quegli impianti che prevedono il conto energia, quindi quegli impianti installati tra 2009 e 2013 in concomitanza secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, prevediamo di offrire accumuli in corrente continua. Questo ci permette di trasformare tanta energia, tutta l'energia, avere meno perdite di carico dovuti ai rendimenti degli inverter a monte. A monte produco, trasformo tutta l'energia dei miei moduli e la contabilizzo. Contabilizzandola con il contatore di produzione riusciamo a mantenere alto il livello di incentivo. Cosa che invece non succederebbe se facessimo tutte le trasformazioni a monte, quindi il rendimento delle batterie o le trasformazioni degli inverter a monte mi andrebbero a ridurre l'energia trasformata e quindi a ridurre il compenso dell'incentivo che porto a casa a fine anno. Sistema di accumulo invece in corrente continua lo prevediamo o lo consigliamo invece per quei sistemi fotovoltaici già installati ma in regime di detrazione o comunque non in regime di conto energia, in modo che anche se andiamo a perdere un po' di energia per quanto riguarda grazie al rendimento delle batterie, diciamo dell'accumulo a monte del contatore di produzione, nell'insieme il nostro sistema, non avendo altri inverter a fine sistema, comunque mi produrrà più energia di un sistema di accumulo in corrente alternato.